Good Buongiorno, morning. good morning. Aspetta che allora, hai il microfono un po' alto, secondo me. Se mi date un feedback, magari riusciamo a abbassarlo. Tu hai la possibilità di abbassarlo un pelino? Io, boh. Yes. Dallo StreamYard. Facciamo una prova. Vediamo un po'. Cioè, dal software questo qua, da Sì. dove. Questo qua proprio Sì, dentro al browser. Ok, così mi sembra può meglio. andare. Sì, ma perché? Ah, perché tu non sei proprio davanti al computer. No, Ah, ok, no, sei parli al vuoto, al nulla. Figata, esatto, figata. come sempre. Come fa un attore davanti a una cinepresa senza feedback della chat, diciamo. Sì, no, la vedo la chat, Oh, certo. ok. Comunque, benvenuto Domiziano, come stai? Sei andato a giocare a Bene, basket? Ti yes. manca solo quello? Non ho l'altezza, purtroppo. Ah, c'è qualche giocatore un po' meno alto, c'era una volta, forse adesso no, adesso non si può più. O Però si potrebbe fare una squadra di basket di giocatori tutto un bassi. campionato di giocatori più bassi, diciamo. Infatti, Infatti, perché con i cesti più visto che siamo in bassi. un'epoca di inclusione eccessiva. Esatto. Tu come stai? Bene? Sì, Io mi benissimo, sembri benissimo. fresco. Secondo me è un po' l'entusiasmo anche di iniziare un nuovo progetto, No, di no? No, terminarlo, semmai. terminarlo, scusami. Allora, se non sono molto aggiornato. Ok, quindi è andato Terminiamolo, tutto terminiamolo. bene. Cioè, se no avresti una faccia più funerea, diciamo. No, sì, È andato tutto bene. Adesso ne prosegue bene, parliamo. Ma prosegue bene. qualcuno ti ha fatto incazzare sui social? Chiusi, Perché? e questo è un po' è un piccolo pezzo del format. Parlare dei piccoli freaks del mondo social. Ma no, c'è sempre qualcuno che appare per fare critiche così random. Cioè, io rispondo, però mi rispondo perché sono. Comunque, se non Perché, esiste, perché mi annoio, se no, cioè, infatti, stavo per dire, se non esistessero, ti mancherebbero, diciamo la verità. Ma in realtà no, più che altro ti ripeto, io penso sempre, cioè, che cosa spinge un estraneo a pensare che la sua opinione davvero può avere un peso. Cioè. Non lo No, no, ma io lo dico spesso che secondo me l'opinione di qualcuno vale nel momento in cui questo si è costruito una credibilità, no? Quindi uno che lavora nel campo, un critico, uno che ha fatto tanto, ma no? in generale, cioè, voglio dire, cioè, anche a te uno ti scrive, sei stronzo. Beh, se mi conosce è una cosa, se non mi Sì, conosce. se ti conosce è una cosa, ma sai, magari te lo dice in altre sedi, in altra maniera, capito? Cioè, se ti conosce veramente, Certo. se è una persona con la quale fare uno scambio, no? Ma questi qua che arrivano, ah, non mi piace la foto che hai messo, ah, stai sempre lì, ah, ma che sti cazzi, Stai cioè, sempre raga, nudo. almeno se... Ma infatti Chris Oggi si è sì, stupito. oggi mi sono... si è stupito, hai visto? Stupito, stupito. O Ma sono forse è nudo rimasto solo. male perché voleva vederti nudo. Ma da qui in giù è senza niente. Aspetta un attimo che sto leggendo. Guarda, se ne sta parlando parecchio su YouTube. Praticamente è saltato fuori che quando il servizio non ha più film in catalogo, lo prendi anche se lo hai comprato. Ok. No, stavamo parlando mentre aspettavo del supporto fisico e del supporto digitale, no? Cioè, Sì. oggigiorno, cioè, iniziano ad esserci tante persone che comprano il film digitale, no? Proprio lo comprano, Ah, non il noleggio, il film. ah, Il ok. noleggio mi sembra già una cosa intelligente perché ti puoi noleggiare anche il film a dei costi minori, altri invece hanno dei costi assurdi. Tipo il The Sì, no, lo Whale, feci so che... solo una Vai? volta. Ciao Sì, Simo. l'ho comprato solo una volta e non lo rifarò più praticamente. Sì, anch'io non la trovo una cosa molto interessante, anche perché poi lo spazio su hard disk così è Ma qualcosa che si paga. in realtà no, perché tu il film lo compri, ma effettivamente non è tuo. Quindi lo puoi vedere solo attraverso quella app, sistema in cui l'hai comprato Sì, è non un po' lo puoi, non assurdo. lo, non lo puoi vedere al di fuori. Cioè io l'avevo comprato, si trattava di Storie di Fantasmi di Irvine, che è uno dei miei film preferiti in assoluto, e all'epoca si trovava solo in versione digitale estera. Quindi l'ho comprato da Apple e praticamente non ho mai avuto modo di vederlo perché non avevo sistemi Apple per
ascoltarlo, cioè i vari programmi, eccetera. E non sono mai riuscito a vederlo su altri device e non sono riuscito praticamente a. È un po' una presa in giro fondamentalmente, Sì, sta perché se io cosa. lo compro, una volta che ce l'ho, devo essere in grado di potermelo vedere dove voglio, sul telefonino, sul computer, nel proiettore. Però ecco, non Certo. hai un formato effettivamente, ecco, non è come un download, capito? E effettivamente, come diceva Vittorio, una volta che chiude magari quella pagina, lo tolgono, il film sparisce. Sì, Quindi è abbastanza. è tuo virtualmente, insomma. Sì, il noleggio ci può stare perché a volte è meno costoso. Ci sono anche cose da 1 euro, 2 euro. Ci sta, diciamo. Però secondo me è un vero amante dei film così se li riguarda anche. E poi un giorno se salta tutto per aria, attacco hacker e salta via tutto internet, cosa facciamo? Io i film ce li Ma ho. c'era un esperto che parlava di questo medioevo digitale in cui stiamo andando incontro, dove praticamente grazie alla digitalizzazione lui ipotizza dovesse accadere un qualcosa di catastrofico, no? Cioè praticamente noi non abbiamo, cioè se tutta la cultura di cui noi siamo in possesso oggi è la somma di dipinti, scritti, immagini che sono state tramandate nei secoli, no? Tutta la nostra conoscenza, cioè un domani, una volta che non ci sarà più la corrente o c'è appunto un attacco hacker che cancella tutto, cioè noi non abbiamo più una parte del nostro presente, perché dagli anni, diciamo, 90 in poi, con l'entrata della Questo sempre se digitalizzazione, preserviamo i libri e le opere d'arte, vecchie. Se ma le pre... oramai sì, ma anche i nuovi, cioè noi Perché se noi non praticamente. preservassimo i vecchi libri, le vecchie, diciamo, librerie, i vecchi libri di storia, tipo chi se ne frega, tanto ormai è tutto digitale, allora anche il passato Sì, ma non è solo passato. quello, è che noi non avremo come ti posso dire, una memoria di questo presente, cioè noi del 2000, se in futuro accade qualcosa, non abbiamo una documentazione perché tutto sarà cancellato, perché è tutto su un supporto così flebile. Immagina anche le foto, tu avrai, penso, degli album di foto, io ce li ho per esempio, Ecco, album di io foto per quando ero esempio piccolo. non ho più foto negli ultimi 20 anni, non ho foto fisiche. Cioè, nel senso, se Cioè, ho succede qualche foto qualsiasi cosa. fisica perché sono andato da un amico fotografo, ma ho fatto la foto con mio figlio, però ne ho una, Però se due. ti perdi il device, si rompe l'hard disk, quello che vuoi, no? Perdo Tu tutto. praticamente perdi tutta la storia, cioè tuo figlio non potrà mai vedere le foto di quando era bambino, i video dei Cazzi corpi, suoi, direi. capito? Infatti, ma che ce frega? Buongiorno Andrina. No, vabbè, io poi ho un rapporto particolare con gli oggetti. Nel senso, mi piace averli nel presente, però penso, cioè, per esempio, i ricordi, cioè gli oggetti ricordo. Non lo so, non mi piacciono molto. Le vecchie lettere. Giusto, ieri ho trovato una lettera di un mio amico di quando erano ragazzini che mi ha Che l'hai scritto. strampata. No, no, una bellissima. Proprio sai, quando l'amicizia è qualcosa di. Ancora puro e ingenuo, no? In realtà, per fortuna, è uno dei superstiti delle mie amicizie. Però in realtà mi fanno stare solo male queste cose, anche le foto. Addirittura. Sì, io mi piace sempre guardare avanti. Poi penso che se una cosa non te la ricordi, vuol dire che non vale la pena di ricordarsela. Oppure, che Oppure so, sono troppe cose. quell'affare sta lì a ricordarti appunto anche le cose spiacevoli, ci Comunque sta. c'è anche la voglia, c'è questa voglia un po' primitiva, chiamiamola, io la chiamo così, però magari è scorretto, di voler possedere, cioè io compro un film come compro anche semplicemente il poster di un grande artista perché voglio possedere quell'opera d'arte, farla mia in qualche maniera, no? Anche se è una copia, una replica, un po' come il collezionista d'arte compra invece proprio l'originale spendendo barcate di soldi. No, ma lì secondo me anche il fatto dei poster è più un discorso di affezionarsi a un'immagine, a un ricordo, a un film, magari Che ti metterselo identifica anche, no? Che ti come identifica in qualche modo. decorazione, sì. È un po' come un vestito, una maglietta, un cappello. No, non so di che parli. Giustamente, non usandone. Ti identifichi in che? Non Beh, capisco. Andreina è un po' borderline perché conserva gli scontrini, biglietti dei concerti, però gli scontrini di cose, che cosa? Della spesa. No, di cose importanti.
gli scontrini io per qualche mese li conservo ancora perché possono sempre essere utili, o ti fai un bilancio delle spese, magari. giusto. Poi li butto, però, cioè. Quindi tu sei ancora tutto digital per quanto riguarda, scusa, analogico per quanto riguarda Sì, le io i libri li finanze. compro, se posso prendo anche edizioni da collezione, se c'è, piuttosto che la standard, perché i libri, per esempio, ho un sacco di libri da rari, edizioni costose, che purtroppo non si fanno quasi più. I miei libri piacciono Ti molto, piacciono specialmente quelli antichi i un po'. libri, cioè quelli proprio che hanno un po' di No, anni? mi piacciono molto i libri di foto, per esempio, e mi piacciono edizioni quelle proprio corpose, sostanziose. Avresti dovuto dire Bermuda, canotte e infradito, però in realtà lui detesta mettere anche queste cose, quindi. Sì, Ma esatto. persino lei, vedo che sei sempre scalzo, Il che è anche le comodo calzature sono poi. qualcosa che non ti appartiene molto. A parte che io vado regolarmente dall'ortopedico perché oltre che avere un'età facendo sport mi rompo tutto e l'ortopedico ha detto bisogna camminare assolutamente scalzi, quindi questo lo dicono i medici, non lo dico io. Bisogna camminare rigorosamente scalzi perché le calzature in realtà fanno molti danni alla postura. Bene. Quindi specialmente in casa, imparate a camminare Infatti scalzi. sono mezzo bloccato. Vedi? Allora, ti faccio un'ultima domanda perché mi è piaciuta sta Perché tu cosa. metti le Crocs. No, però no, aspetta, no, non metto le Crocs, non sono ancora arrivato a quei livelli di zarrume. Ti faccio un'altra domanda sul collezionismo perché secondo me la gente è curiosa, ma anch'io sono curioso, che, visto che comunque Secondo me che ne frega un cazzo a nessuno, perché poi non li vedo che non interagiscono mai. Poi quando non fai la diretta, ah, però era bella, non avete parlato di questo, di quello. Ma su questo adesso ce ne sono Perché non alcuni che facciamo il dissing a quelli che stanno nelle dirette e non no, parlano? in realtà guarda, in realtà io già lo faccio sempre, cioè io maltratto potentemente la mia chat. Perché però alla fine anche noi che facciamo la diretta non percepiamo le realtà che ci sono al di là dello schermo, magari uno sta cucinando e ascolta, quindi ci sta che ognuno si faccia i cazzi suoi alla fine, cioè chi vuole. Almeno ci bastasse la ricetta, cioè. Esatto, c'è chi lavora, per cui alla fine cioè, bisogna anche capire un po' che di là, certo, cioè, magari c'è qualcuno che potrebbe scrivere e non scrive, però ce ne sono tanti E noi ci riferiamo proprio a e noi quelli. lo disseremo, ma io già lo Esatto. faccio, già lo fa. Ma io volevo sapere, un'edizione super figa da collezione che hai detto, no, vabbè, questa anche se costa me la compro perché mi piace di brutto. Beh, l'edizione della Chiesa tedesca, la Chiesa di Soavi, edizione tedesca, che non ho qui a portata di mano, ce l'ho di là, è praticamente Tutta la chiesa pacchetto, intera, esatto, praticamente. sì, praticamente è un box in pelle, non so se vera o finta, per quanto l'ho pagata spero vera, che riproduce un libro antico. E questo box è di legno in realtà, quindi ha un cassetto in legno che si apre e dentro c'è l'edizione praticamente in digipack del film con vari poster, card e addirittura una busta in pergamena con dentro una riproduzione della croce che si vede nel film. Insomma, diciamo Beh, un'edizione cavolo, super, super cult. con dei materiali abbastanza costosi, tra l'altro, no? Sì, Legno. ne hanno fatte praticamente quello che ho visto io, l'hanno fatta per Fulci, per Non si esibizia un paperino e per Suspiria di Argento. In Suspiria c'era la lettera di invito di Madame Blanche dentro come gadget ed era rosso il book. Io in realtà sono arrivato a questa perché volevo comprare quella di Fulci, essendo io fan di Fulci, volevo comprare quello di Non si esibizia un paperino e purtroppo non era più disponibile e così ho ripiegato sacrificandomi su questa della chiesa perché era un'edizione comunque bella Beh, comunque Soavi ti piace come regista. sì, non avrei mai comprato Suspiri Come a ti, come ti, come questo hai preso il suo spostamento alla TV? Cioè, tra virgolette, da spettatore, da persona che seguiva i suoi film. ma diciamo che lui si è spostato sia di genere che di media, mantenendo comunque le sue capacità, il suo forte,
la sua forte impronta, non è come altri che sono passati a fare TV e si sono snaturati totalmente. Quindi comunque la mano di Soavi, il tocco si percepisce in tutto quello che fa, insomma. Quindi, ma sai, alla fine io penso che siano Beh, percorsi. qualcosina abbiamo perso, però noi diciamo che amiamo il cinema horror, insomma. Ma sai, io penso che se un regista, per esempio, non ha più tanto da dire su un determinato genere, è giusto che si dedichi ad altro. Nel senso che quando Deodato era ancora in vita, io ci ho lavorato 3 volte con Ruggero Deodato, lui sempre mi diceva, preferisco, perché insomma, chiaramente tanti chiedevano il suo ritorno, no? E lui ha sempre detto: io preferisco morire come Mr. Cannibal che finire a fare quelle marchette che fa, per esempio, quell'altro, non facciamo nomi, e rovinarsi una carriera e un nome Sì. internazionale, capito? Cioè, che se ci pensi non è male. Cioè, giustamente, se io non ho più niente da dire o da aggiungere o Sì, lascio l'età di rimani lavorare frizzato bene, in quella cosa lì è e... meglio morire come. Lo stesso ti dico, era meglio per Rutger Hauer morire come l'androide di Blade Runner o adesso che ce lo ricordiamo come il Renfield di Dracula 3D di Dario Argento? Io avrei preferito continuare a ricordarlo come l'androide di Blade Runner e non come uno Che che sembra che non sapeva sappia recitare. Sì. né dove andare né che fare, insomma, perché quel film, e quello vale anche per Dario Argento, cioè ha regalato comunque determinati film negli C'è ultimi anche chi lo anni. difende quel film. Ma sti cazzi, però il discorso è che oggettivamente la produzione di Argento degli ultimi 10 anni, se non di più, partiamo da. Diciamo che Opera è stato l'ultimo decente, poi con la sindrome di Stendhal abbiamo cominciato a zoppicare parecchio perché abbiamo dovuto cominciare a imporre tutta la famiglia e praticamente poi, insomma, cioè, film come Giallo, la sindrome di Stendhal, Il fantasma dell'opera, Occhiali neri, sono connessa, ragazzi. Cioè, oggettivamente, se non portassero il nome che portano, se l'avesse fatto qualcun altro, sarebbero stati massacrati senza pietà. Sì. Beh, Quindi uno difende ancora il nome, però il discorso è: non era meglio rimanere quello che ha fatto Suspiria, quello che ha fatto Opera, piuttosto che essere quello che ha fatto Occhiali neri, quello che ha fatto ciao Giallo, Cristo. no? Ma a proposito di questo, mi si collega benissimo alla, visto che La terza madre. parliamo di lasciti, no? Parliamo di lasciti. Allora mi si ricollega benissimo con il tuo ultimo lavoro. Cioè, che cosa. Parliamo di là. Parliamo del tuo ultimo lavoro che forse io sono abbastanza convinto che tornerai sui tuoi passi. Ci sta, No. anche tu, però anche Ma se... allora, specifichiamo una cosa per chi ci segue e chi gli interessa. Io ho detto che lascio intanto l'horror indipendente e il genere horror, quindi Quindi la se ti sua chiama piccola. James Wan e ti dà 200 milioni, lo fai il film. Assolutamente Sicuramente sì. sì, assolutamente sì, ma gli faccio anche la proposta di 100.000. Quindi sì, quindi se c'è una produzione dietro e chiaramente il progetto mi interessa, io il film chiaramente lo faccio. Da indipendente, quindi produrre io e innestare nel giro indie e soprattutto extreme, no, quello no, nel genere extreme non ci rimetto più Quindi piede. diciamo è una rottura, per essere più precisi, è più una rottura con il genere horror estremo e il suo ambiente anche, Sì, probabilmente, tant'è che gli ultimi film che io ho fatto, comunque negli ultimi 3 anni, quindi For Halloween, El Dorado e La Perdizione, non sono neanche horror. Cioè, For Halloween è un horror comedy, quindi sì, è un horror, ma è un horror comedy ispirato ai trauma movie degli anni 80. El Dorado è un road movie con dei tocchi alla Jodorowsky, e La Perdizione è effettivamente un disturbing drama a tutti gli effetti. Tra l'altro presentato poi all'Università di Amsterdam l'anno scorso in una tavola rotonda con gli studenti sul tema di messa in scena di gender e violenza. Quindi, insomma, una bella soddisfazione per uno che dall'horror passa al drammatico e ti invita subito in una delle più prestigiose università a presentare il lavoro. Insomma.
quindi evidentemente Sì, no, no, ma mi destreggio pure in altri generi. E niente, quindi sì, sto terminando questo ultimo che sarà diciamo una sorta di il film si corridoio, chiama magari. Six Songs. Allora, il mio ultimo da solista per ora è quello di cui parlavamo la volta scorsa, non rivelo nulla, è quello fatto in vari supporti, tra cui pellicola, in digitale e VHS. E E non quello riveli nulla. Neanche per ora no, per me perché che sono sempre così ospitale qua con te. neanche a te. Mentre l'ultimo già è a rischio di plagio, perché abbiamo già visto cuori dalle persone sospette. Si chiama Six Songs, è l'ultima antologia, perché io ho prodotto e presentato tante antologie, credo una decina, quindi di collettivi di vari registi emergenti e non. Quindi sei tu più altri cinque. Siamo in sei in Ho tutto, credo. dedotto che sei, dal titolo ho dedotto che fossero sei. Esatto, Sono molto, molto acuto, eh. esatto. Sono, no, non è detto perché magari uno poteva avere più episodi, però diciamo che allora ci sono io, c'è Irene Jones Baruffetti, che oltre a essere stata attrice per me in Nightmare Symphony, è stata anche una delle registe di Vore Gore che tu hai recensito, mi sembra. Sì, vado ancora dallo psicologo per quello. Ok, lei era l'episodio della regista me lo ricordo, dell'episodio. con i manichini, la sarta. Esatto, quindi mi è piaciuto ricoinvolgerla perché lei aveva già usato la musica in quel segmento come struttura portante, quindi mi sembrava giusto riproporre a lei questa cosa. Poi abbiamo Cori Dean Cowley, che è una truccatrice, performer, con migliaia di milioni di follower su Instagram, insomma, potremmo dire quasi una influencer dell'horror, che ha partecipato già a vari progetti, soprattutto per band metal, adesso Bene, allora la tornerà. taggheremo, parliamo tanto di lei, la taggheremo in questo video così facciamo parte di Esatto, news. esatto. E no, lo dico perché abbiamo già su sei persone, abbiamo anche due quote rosa, insomma, visto che si parla di inclusività e nell'horror C'è soprattutto tutto, ma manca, è forse una manca un out. po' la quota afroamerica. No, Mi non l'avete manca questo, trovata. non l'ho trovata, avrei tanto voluto. Poi comunque abbiamo Pete Langston, che è inglese e si occuperà di un segmento in animazione tipo cartoon. E poi Slade Che Wilson, figata, che questa cosa mi ha sorpreso perché non so perché prima pensavo, non ti ho mai fatto domande sui cartoni animati. E adesso mi dici sta cosa. Andiamo, sì, comunque vai ma io per avanti. esempio sia in Bloody Sin che in Po ho coinvolto, insomma, cioè in Bloody Sin ci sono dei momenti in stop motion, in Po nel primo c'è un segmento in clay motion e stop Sì, motion, no, fatto non con volevo Gaudi. distoglierti dal discorso del No, film. assolutamente no, nel senso che io comunque con le animazioni, le cose anche in Shock My Structure of Death, i titoli sono fatti in animazione, per esempio. Quindi è un legame che c'è sempre stato, la contaminazione di stili, ma è sempre molto Certo. piaciuto. Quindi sì, e poi gli ultimi due episodi sono uno appunto di Slade Wilson, che è il regista dell'episodio cornice del già discusso Dark Knight Red Lips, uno dei film più estremi degli ultimi anni. E poi ci sarà Joseph Russo, che è regista di un film che si chiama Beyond Dark Dreams, che è un film molto molto 80s, e che spero mantenga questo stile 80s anche in questo suo segmento musicale. Il tema è l'horror narrato, la storia horror narrato attraverso ogni regista una canzone. Quindi la canzone non è solo un accompagnamento, una colonna sonora, ma è proprio uno dei protagonisti della storia. Questo è. E Ma sarà la mia ultima antologia. Dopodiché, questa l'ho fatta raccogliendo persone di cui ho molta stima, con cui mi trovo molto molto bene a livello di feeling. Ecco, dopo questa antologia non ne farò altre, perché comunque le antologie succhiano molta molta energia, soprattutto quando hai a che fare con persone un po' capricciose, mettiamola così, o persone che non rispettano le scadenze, i tempi, i sì, temi, i dati.
Diciamo, siamo tutti diversi, quindi poi ti si pongono davanti un sacco di problematiche diverse. Non è che Sì, impari a diciamo che trattare con sai. uno, poi ne arriva uno nuovo che ha un altro modo di vedere le Sì, ma cose. sai, questo è un discorso, la diversità è anche quello che fa la ricchezza di un'antologia, cioè la diversità di carattere, di stile, di personalità. Però quando un'antologia, per esempio, ha un tema e ti si danno delle specifiche tecniche, un range di durata, quindi ad Un esempio minimo devi stare dentro queste cose. si gira 25 fotogrammi, la durata va di minimo di 10 a un massimo di 15. Il formato è 2,35 panoramico, la tematica è questa, tu poi e la scadenza soprattutto per esempio è aprile. Ecco, tu ti presenti a luglio con una roba che non c'entra un cazzo con quello che abbiamo detto. Quindi chiaramente queste cose capitano purtroppo spesso e quindi qui non è più un discorso di personalità, è proprio un discorso di professionalità. E fortunatamente, ecco, chiudo in facilità con queste persone che sono tutte veramente meravigliose, Ma adesso a che punto è intelligenti. diciamo, come percentuale di lavorazione? Siamo a metà, nel senso che la Siamo ancora scadenza, state ancora girando, quindi. stiamo ancora girando, sì, uno è già finito, molto, devo Sono dire, in molto bello. inglese, immagino, con i No, sono in sottotitoli. varie lingue, Ah, ok, ognuno ognuno ha chiaro la scelto. lingua che. Ok. Sì, perché comunque sono persone di varie parti del mondo, ci saranno anche chiaramente segmenti non parlati. Può anche essere, diciamo, per chi non è abituato, un po' una difficoltà in più, o comunque una zona un po' difficile, quella di fare un film in inglese quando magari non l'hai mai fatto, non ti Ma ci appartiene. stanno, ci saranno comunque sottotitoli, ma Se no, comunque appunto pensavo per dedicare. la difficoltà, magari per un regista che si trova bene a farlo nella sua lingua, attori che recitano bene nella loro lingua, sai, poi Chiaramente. costringerli pure a andare a fare una cosa un po' più difficile, rischi che poi ti venga un po' male il film. Sì, ma poi diciamo che essendo un film comunque principalmente dove la protagonista è la musica, tutti hanno optato per pochissimi dialoghi, se non niente, quindi già questo è un vantaggio. E anche il formato in questo caso, per esempio, non è stata data un'impostazione di formato, cioè il 2,35, il 4 terzi. 16 noni, cioè ogni regista ha la sua libertà perché effettivamente ogni segmento sarà una sua opera a sé, quindi c'è già questo legame del tema che è abbastanza forte, saranno in questo raccoglitore e è giusto che ogni regista si Tra esprima con la l'altro, sua. ormai è roba già vecchia, però negli ultimi anni si è sviluppata questa cosa curiosa, no? Cioè, prima si facevano i film in un formato perché quello era il formato di quella pellicola. Oggi, c'è una libertà incredibile e in effetti molti iniziano a preferire, che ne so, un 4 terzi perché può esprimere magari un certo tipo di emozione anche allo spettatore, oppure si adatta bene a certi tipi di ambienti, come per esempio un orizzonte di Sergio Leone si adatta benissimo al widescreen. Per cui oggi questa scelta non è in realtà, per questo per dire che la scelta di fare uno sceglie di fare in 4 terzi, uno in un altro formato, non è una scelta da voglio fare l'artista. O scegliere il bianco e nero perché, ma in realtà è Ma proprio sai, quella gamma di opportunità che oggi si può scegliere, non è una costrizione. c'è un a Ciao livello, diciamo, Luciano. proprio tecnico-stilistico, quando in quegli anni si sperimentava molto con i vari formati panoramici, quindi Panavision, eccetera, perché si parlava comunque di cinema proiettato ancora nelle sale, eccetera, eccetera. Spesso erano poi i registi che si adattavano al formato e non il contrario, cioè non è che ne so, il formato panoramico è nato per assecondare appunto magari Sergio Leone, semmai è Sergio Leone che ha sfruttato al meglio quei nuovi formati perché prima il formato in pellicola era un pochino più ristretto, no? Poi è arrivato questo Panavision Che che poi alla fine è stato. quello, per esempio, quello di Oppenheimer, che è un formato ancora più raro, nel senso che è difficile trovare un cinema che te lo possa proiettare, ha una particolarità che è molto più alto. Cioè, è Non ho una. visto ancora Oppenheimer, non lo so. È praticamente adesso non mi ricordo come si chiama il formato perché c'ho una memoria di merda, però è
è gigantesco anche in altezza e questa cosa dà veramente un senso di cioè, ancora più vicino a quello che è la nostra capacità visiva. Cioè, la nostra capacità visiva non è orizzontale, è più un grosso quadrato, quindi è alto e ha un'ampiezza anche verso sopra e sotto. E Sì, Oppenheimer lo diciamo che sfrutta quello. io diciamo che per esempio il 16 noni è un formato che apprezzo molto, cioè che è quello classico che riempie lo schermo anche di una TV o di un computer, no? Molti registi indie, per esempio, vanno su 2,35, però voglio dire, se giri in pellicola e giri con camere, tra l'altro comunque economiche, perché parliamo di indipendente, questo 2,35 è ricreato mettendo poi delle barre chiaramente sopra e sotto, quindi tagliando l'immagine per farla più panoramica. Però Però voglio dire, no, cioè non è quello che io hai pensato mentre giravi, no, però, ma no? no, magari lo si pensa già e quindi tu giri in maniera di considerare che Metti sopra e due sotto pezzi di sta. scotch sullo schermo, non so se. Esatto. No, si fa anche così. Però il discorso è perché c'è sempre, cioè sei indipendente, perché c'è questa mania di dover competere, assomigliare a tutti i costi al cinema mainstream? Cioè, perché purtroppo il danno del cinema indipendente sono tutti questi registini wannabe che sono usciti poi di recente, recente parlo degli ultimi anni proprio, non mesi, che a tutti i costi hanno dovuto dimostrare a se stessi o agli altri che puoi essere anche tu un James Wan, puoi essere anche tu un Michael Bay, facendo delle cagate chiaramente pazzesche, perché certi film senza soldi non li puoi fare. Quindi sì, magari fai delle robe curate per il budget che hai, però che sempre non potranno reggere il confronto con roba più grande, chiaramente, no? E c'è sempre questa mania di voler dimostrare, di poter fare, cioè si è perso lo spirito del cinema indipendente. Il cinema indipendente era irriverente, scanzonato, dissacratorio, alternativo, capito? Cioè, era Sì, l'alternativa. Vittorio dice probabilmente oggi che non ci sono le telecamere 4 terzi, però io credo cioè che sono widescreen, le giri col mascherino. Sì, probabilmente hai un'impostazione che decidi di girare. Ci sono alcuni modelli di camera molto costosi che ti permettono di impostare già determinati formati, però lo standard di una camera con cui si gira nell'indipendente è comunque più o meno il 16 noni. Certo. Non è il panoramico, insomma, diciamo lì si va da certe telecamere di una certa fascia in su che normalmente non sono proprio usate nel cinema indipendente, diciamo. Tra l'altro questo film è appunto Six Songs, è un film perché mi interessa perché mi chiedo sempre, c'è questa grossa differenza nel cinema tra la musica che è una canzone che vive a sé, viene da fuori dal cinema e viene inserita nel cinema e ha una funzione, funziona bene in certi casi, e poi invece c'è la musica scritta per il cinema, no? E mi viene in mente, se penso a una canzone che funziona benissimo e che forse la togli da quella scena lì, la scena rimane bellissima, però boh, chissà che effetto mi fa con un altro pezzo, è il finale di Fight Club con Where Is My Mind, dove praticamente Edward Norton e l'altra attrice famosa, che adesso non mi ricordo, guardano fuori da questo palazzo grattacielo e tutti i grattacieli crollano e c'è questa canzone molto bella, famosissima. E nel tuo film, questo per dire, nel tuo film sono le canzoni, no? O è musica anche scritta per, quindi una composizione. No, la musica scritta per sarà solo quella per i titoli, mentre ogni regista ha Un scelto brano una proprio. canzone che poi può essere, canzone c'era la libertà totale, quindi può essere anche un'aria d'opera, può essere un brano di musica Però synthwave, è cioè no. preesistente oppure può essere anche qualcosa che hanno scritto loro, dei loro amici? Può essere sia allora, per esempio Irene, la regista di uno dei segmenti, Irene Baruffetti, sta componendo appositamente la canzone per il suo segmento, perché essendo proprio parte della storia, questa canzone sarà effettivamente parte della narrazione. Mi piacerebbe sentire cosa dice lei, perché mi piacerebbe sapere se la sta scrivendo la Coinvolgiamola in una canzone. diretta. No, se sta scrivendo la canzone mentre suona, si immagina le scene, oppure No, c'è già una storia, c'è già una c'è storia. una sceneggiatura C'è già una e. sceneggiatura e la canzone viene Ok. successivamente in questo caso, sì. Ok.
mentre c'è Joseph Russo, anche collabora sempre con un musicista che è molto bravo, che fa roba synthwave anni 80, e chiaramente anche quel brano lì, quelle atmosfere lì le stanno facendo per esempio apposta, mentre io sto usando un brano di Bach, eseguito al violino, è un'aria d'opera, quindi è già un brano, diciamo, esistente. Certo, mi viene in mente, non so se te lo ricordi o se l'hai visto, Aguirre di Sì. Herzog. È un film che parla di questi colonizzatori spagnoli, che poi in realtà loro sono tedeschi, c'è un po' strana sta cosa perché parlano in tedesco, però comunque è un film fighissimo con... Diciamo a Luciano che può fare le domande che vuole. Sì, no, tanto comunque se non vogliamo, cioè nel senso se no non rispondiamo alla peggio, però diciamo... Addirittura, no, rispondiamo sempre, Rispondiamo dai. sempre. No, metti che ti Rompiamo dai coglioni chiede. che non fanno le. Rompiamo i coglioni che non fanno le domande, poi le fanno. No, questa te la passo. Questa no. Ciao, Blo. No, e pensavo, magari non so perché l'avrai visto tanti anni fa, non te lo ricordi, però è un film che fondamentalmente non è horror, no? È un film No. strano. Però Beh, per esempio, non è che c'è horror. la colonna sonora è veramente horror, inquietante, molto bella. E loro praticamente vanno in questo viaggio, non so se te lo ricordi, e vengono praticamente quasi consumati da questo viaggio, no? Alla ricerca dell'Eldorado. Beh, Herzog è un regista che ha sempre utilizzato la musica, o addirittura i silenzi, in maniera molto, molto espressionista, se vogliamo. Quindi la musica di quel film rappresenta, se vogliamo, una narrazione aggiuntiva, perché nell'espressionismo, per esempio, il sonoro è proprio una parte narrante del film, non è soltanto un accompagnamento, diciamo, come succede in altri tipi di film. E Herzog comunque mantiene molto uno spirito espressionista nell'uso del sonoro, per esempio, nell'uso delle pause, dei silenzi, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente in quel caso questa atmosfera cupa che dici tu che ti ha assorbito in qualche modo, no? È una manifestazione appunto del travaglio, del dolore, dell'orrore interiore dei personaggi. Che la musica non sempre è questo. Per esempio, anche Morricone dice: quando un film funziona da solo, io non metto tanta musica. Quando invece il film ha bisogno di essere aiutato, metto, 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 metto. Infatti, se tu pensi nella cosa di Carpenter, non sembra quasi neanche Morricone l'accompagnamento, cioè soltanto questo basso con queste due note. E tutte le orchestrazioni di Morricone si vanno a far benedire, insomma. Sì, se penso sì, a questo ruolo, adesso in questo caso appunto si usa della musica non scritta, cioè a parte chi se la fa, però ecco, in alcuni casi io ho sempre questo grande dubbio, non che il cinema di Leone o di altri non fosse meraviglioso, però cavolo, senza la musica di Morricone mi chiedo se, non perché debba vivere senza la musica, perché quello è il momento magico, no? Si sono rincontrati, che loro erano compagni di scuola, mi sembra, si sono incontrati Leone. Però mi immagino come sarebbe il cinema oggi se non ci fossero stati questi sliding doors, no? Cioè questi incontri, e quindi magari Morricone rimaneva a suonare per la televisione, cose così, e non faceva quello, oppure finiva a fare il compositore, perché Morricone voleva fare il compositore, no? Voleva fare proprio il Ma Morricone ha compositore. composto anche varie canzoni in Voleva, questi no, nel senso, anni. compositore d'orchestra dentro un Ah, sì. teatro, e invece. Non l'ha mai fatto perché cioè l'ha fatto dopo quando è stato più confermato. E per cui immagino il cinema senza di lui, no? Tutti i film senza Morricone. Ma io tra l'altro spezzo una lancia anche in favore di Donaggio, che è il mio preferito. Io preferisco Pino Donaggio a Morricone, per esempio, pur amando alcune cose di Morricone. Io penso che il binomio, per esempio, De Palma Donaggio ha regalato dei momenti veramente molto, molto memorabili al cinema, insomma, da Vestito per uccidere a Carrie. Donaggio è un po' il Fulci della situazione, tipo, Sì, Donaggio è un po' anche se però in il. America comunque è stato sempre, cioè, ha avuto questa Ah, considerazione. diciamo, non è che ha lavorato poco per pochi.
insomma, però sì, tra l'altro a proposito di Fulci, Donaggio ha lavorato anche con Fulci, È come se ci perché deve essere sempre un re e tutti gli altri sotto perdono di luce, no? sì, questo è una cosa che l'Italia ha sempre fatto comunque, cioè mettere sul piedistallo qualcuno buttando, spingendo a calci nel culo fuori gli altri, quindi Argento nell'oro è diventato il re e abbiamo sempre sputato su tutti gli altri, che magari nelle università, nelle accademie di cinema o nei festival erano acclamati, vedi appunto Fulci, Martino, D'Amato, sebbene D'Amato era serie B, altrettanto appunto con la musica, no? C'è sempre stato un po' questo dover idolatrare qualcuno e in qualche modo declassare gli altri, quando invece, ecco, secondo me la strada dell'arte c'è spazio un po' per tutti, no? Certo. Anzi, aspetta, voglio vedere la domanda. Sì, è scritta un po' in modo grottesco, però penso che si possa rispondere. Grazie, Oblo, per la donazione. Grazie, caro. Vai. Vuoi che... Non l'ho. Allora, Sì. provo a rispondere io così poi mi dici anche la tua. Io penso che semplicemente la domanda voglia dire, che però è un po' strana perché è difficile scindere le cose, cioè in quale delle due... essendo che appartengono a due sensi diversi, no? L'udito e la vista, quale ti senti più legato, no? Come immagine o il suono, la musica? Io personalmente penso che capisco di più l'immagine, però non posso sentirmi slegato dal suono, perché fa tutto parte delle mie emozioni, di come sono come essere umano. Quindi tutto mi tocca nella stessa maniera in cui tocca a te, tocca chiunque altro, quindi non capisco bene quale possa essere il risultato di questa domanda, cioè non si può essere attaccati a una cosa sola, soprattutto se si parla di cinema, no? Ma se parliamo di cinema, non lo so, nel Il senso che muto immagino aveva che poi. l'accompagnamento d'orchestra, se ci pensiamo, quindi già, non Sì. andava, già alle persone che facevano, proiettavano il cinema muto non gli andava bene che fosse solo così, no? Era un modo di dire no. Serve anche la componente musicale. Beh, siamo in un periodo in cui c'era molto forte anche il teatro, quindi il cinema doveva in qualche modo, no, compensare lo spettacolo che era il teatro, che era molto affidato chiaramente alla parola, quindi insomma film muto sì, ma no, anche silenzioso. Tra l'altro anche di recente stanno facendo queste operazioni molto belle di riproporre i film muti con l'orchestrazione dal vivo, che sono delle esperienze veramente molto, Sì. molto, molto belle. Ho avuto modo di vedere qui il centenario di Nosferatu, dove c'era l'accompagnamento dal vivo di un musicista che il nome non me lo ricordo, che però ha lavorato per molti film come autore di colonne sonore, anche per Jarmusch, e ha accompagnato praticamente il film suonando uno strumento tipico dell'est dei Balcani, quindi con queste atmosfere un po' tra medievale, barocco, particolari, devo dire, è stata un'esperienza molto 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 bella. E poi ho visto la Giovanna d'Arco di Dreyer con un trio barocco, appunto, di violoncella, viola e Bello. violino. Sì, molto molto bello. Devo dire che dal vivo, ecco, con un accompagnamento in diretta, diventa uno spettacolo per i sensi totale, insomma. Secondo te perché Dreyer è così poco conosciuto nel mondo del cinema, eppure è tipo una specie di ultradio, cioè una roba... Cioè... Ma Dreyer è stato sempre molto avanti cioè se tu pensi Giovanna d'Arco ha una narrazione, soprattutto attoriale, che è totalmente moderna. Addirittura l'utilizzo dei sottotitoli, dei titoli che spesso nei film muti sono molto invadenti, lui spesso mancano perché le immagini già sono, la recitazione è talmente naturalistica che spesso non ti servono neanche le parole, no, per capire quello che accade. Non so, Dreyer credo che sia stato troppo avanti per la sua epoca e non so perché i cinefili Ma poi se, mostrati in qualche forse provo a modo. dirti la mia versione, magari è una cazzata, però è come se i personaggi in realtà sono quelli che tengono ancorati. Per cui uno dice, ah sì, Murnau, bravissimo, Nosferatu, dimmi un altro titolo di Murnau, non lo sanno. Oppure, cioè, nel senso, comunque non lo conoscono, non, e
Non è che Sì, devono essere tutti ci sono studenti di storia, però sicuramente. non gliene frega neanche niente di andare poi a approfondire. Beh, se per questo anche Lang, Fritz Lang, è stato praticamente uno dei rivoluzionari del linguaggio cinematografico, al punto che ha creato delle inquadrature, per esempio anche l'uso del sonoro nei film in una certa Rimane maniera. Metropolis, però poi Mentre dopo. Metropolis per l'iconicità del film, per il remake a Esatto. colori di Moroder, però effettivamente per gli omaggi di Blade Runner, però effettivamente poi il dottor Mabuse, M, il mostro di Düsseldorf, per esempio, Destino, tutti questi E altri anche il film. mostro di Düsseldorf, secondo me, rimane nell'immaginario perché è veramente un film molto estremo per l'epoca, con un personaggio estremissimo perché è un pedofilo assassino. Però rimane per quello, non tanto per la bravura. E quindi, secondo me, anche Dreyer, di cui si conosce poco, a parte Giovanna Dreyer ha d'Arco, personaggi meno iconici praticamente, quindi sai, è un po' come l'Alexander Nevsky grazie, Oblo. o per dirti anche la corazzata Potëmkin, che è famosa per Sì, c'è. Fantozzi, no? Io tra Però l'altro la odio questa cosa perché Fantozzi, Paolo Villaggio in realtà è un grande amante della corazzata Potëmkin sì, e ma la la guardata porta. Potëmkin è un grandissimo film in Io realtà, me lo sono cioè. comprato. Tu sai che io non mi compro mai niente perché sono uno scroccone. Me lo sono comprato perché lo amo e detesto questa cosa che tutti pensano che lui realmente stesse perculando la corazzata Sì, Potëmkin. In realtà sta perculando la gente ignorante. ma sai, cioè, nel film di Fantozzi fa anche ridere, ci sta perché lì si sta parlando di un Ma ceto certo. medio, di un certo tipo di persone, che insomma i personaggi di Fantozzi li conosciamo tutti, quindi è inutile, si sta riferendo a quel livello culturale lì. Però in realtà la corazzata Potëmkin, che è tramandata come una cagata pazzesca, un film, una rottura di palle, in realtà ha un ritmo Sì, serratissimo. e poi Cioè, è un è film molto che non ti moderno annoia, come. per... sì, non ti annoia assolutamente. Ma no, poi la scena Cioè, finale delle morti è veramente straziante, è proprio no, ma potente. quello che colpisce di quel film è proprio il ritmo serrato che ha, Sì. che tutto è tranne l'ammorbamento che dicono, no, che si dice nel film di Fantozzi. Quindi, sai, molta gente, purtroppo, quello che stavo dicendo prima, è che si tramandano le cose che sentono. Si tramandano le cose che dicono e automaticamente diventa così. Cioè, io questo ci stavo facendo caso. Cioè, se tu fai posti, ad esempio, una critica a un film, no? Io ho visto che molta gente poi questa cosa se la ripete, se la tramanda, quindi addirittura una fake news, no? Se tu dici che in un Square. film c'è una tot scena, è capace che tantissima gente, pur non avendo visto il film, dirà che dentro il film c'è quella scena. E col tempo, leggendariamente, ci sarà sempre gente che continuerà a sostenere che in Si quel film crea non una c'è falsa praticamente. verità che. Esatto, e questo succede veramente con tantissimi film. Quindi, La corazzata Potëmkin è un film lento. Tipo, tu hai mai sentito sta frase che ne abbiamo già parlato? I doppiatori italiani sono i migliori del mondo. Sì, questa è la Giusto Simona Izzo. ormai la sentiremo ripetere anche fra 50 anni. Allora, guarda che questa frase, scherzi a parte, se non mi sbaglio, la frase i doppiatori italiani sono i migliori al mondo, la disse proprio Amendola o Laizzo in un festival, in un programma televisivo tanti anni fa, perché difendevano la loro categoria di doppiatori. E da lì che questa È un po' come cosa, se tu dicessi del cinema di i Domiziano registi indipendenti Cristoforo italiano, no, il cinema indipendente italiano è il è migliore il del fervido. mondo. Sì, Esatto. solo che chiaramente non lo devo dire io che non mi caga nessuno, ma se lo No, dicesse il quello penso che Paolo. sia il minimo sindacale, cioè non devo dire, come io non devo dire che se sono bravo o no a parlare di No, sì, cinema, me no, lo nel devono dire gli senso, sì. altri, cioè. No, nel senso che se lo dicesse Pippo Baudo in televisione, per dirti, avrebbe un peso diverso. Se lo dico io, chiaramente non serve a niente. Certo. Però se mi invitasse, che ne so, Marzullo, di nuovo, perché in realtà ci sono andato da Marzullo, ma se mi invitasse di nuovo a dire parliamo di cinema indipendente, io dicessi: Marzullo, lei conviene che il cinema indipendente italiano è il migliore d'Europa? E Marzullo dice sì, è vero, lo penso anch'io. Sicuramente, ecco, con il tempo, sai, Marzullo ha detto che il cinema italiano è, e fra 3, 4, 5 anni
C'è gente che ripete il cinema indipendente italiano, in realtà no, che cosa dici? È il migliore in Europa. Esatto, perché basta che uno butti. Intanto volevo dire, facciamo l'hashtag grazie Luciano per la domanda. Fate come Luciano, quindi fate domande, mi raccomando. E, quando pensi che uscirà questo Sick Song e come uscirà? Allora, Sick Song penso che lo presentiamo prima dell'estate. Come uscirà, non lo so, nel senso che faremo sicuramente un percorso festivaliero. Non è un film estremo, quindi è un Quindi horror, sarà sarà prima tra. visibile nei festival e poi verrà magari distribuito Sì, agli diciamo che addetti ai ho. lavori o. Sto puntando a una distribuzione un pochino più, diciamo, alta, non indie. Qui Perché. anche perché non è appunto estremo, quindi si può Sì, tra permettere di averlo. l'altro devo dire che stranamente il post su Sick Songs che ho fatto su Facebook ha raggiunto un sacco di reaction, cosa che non succedeva da anni, questo succedeva solo quando postavo le mie chiappe praticamente. E invece stranamente per la prima volta parlando di un film ci sono state tantissime condivisioni, tantissime reaction al post, addirittura commenti, cosa che quando parlavo di film non accadeva mai. Quindi evidentemente il fatto che per esempio sia il tema originale del film, perché l'horror attraverso la musica è un tema abbastanza originale, almeno nel cinema indipendente, sia il fatto credo che non sia un extreme, ha svegliato l'interesse anche di tanta, tanta altra gente che per esempio l'horror gli piace, ma per esempio il cinema estremo no. Magari qualcuno anche è curioso di vedere il tuo cinema, ma troppo sensibile per vedere certe cose. Potrebbe anche essere, nel senso Ma ripeto, che io ho uno può essere attratto fatto. da quello che fai, però dice no, io però una cosa troppo estrema non la riesco a vedere, Sì, però questo l'abbiamo detto già anche l'altra volta, però lo ripetiamo perché così no? Sì, perché la abbattiamo ripetizione fa sì, bene. abbattiamo le leggende metropolitane. Io ho prodotto dei film estremi che non ho diretto io, quindi parliamo di Sacrifice, di Poison Rouge, di Torment, di Adam Ford, per esempio. Come regista estremo ho fatto Erotic e Expiation, per esempio, se vogliamo includere anche House of Flash Mannequins, per esempio, anche se già andiamo lì sul dramma, per il resto i miei film non sono assolutamente estremi e molti non sono horror, per esempio Dark Waves non è un horror, Museum of Wonders non è prettamente un horror, Two Left Arms non è un horror, insomma, quindi voglio dire, di Red Crocodile, se vogliamo, drammatico comunque. Quindi ecco, diciamo che mi si abbina spesso all'estremo regista di film estremi che fa cose inguardabili, improponibili e vietate. In realtà, io di film che rientrano nel cinema estremo ne ho fatti due, tre, proprio di numero: due sicuri, tre se ci vogliamo far rientrare Flash Mannequins, anche se secondo me non ci rientra Che poi è giustamente. una delle cose più estreme che ho visto nei tuoi film, non è neanche estrema. Nel senso che questa scena, a parte quella del sesso col cadavere, è ok, vabbè, quella è abbastanza estrema. Però è quando praticamente un personaggio infila un ferro che dovrebbe servire per le mummificazioni, no? Per estrarre il cervello. Infila questo ferro, quindi praticamente la scena non fa vedere nulla, fa vedere un ferro nel naso, uno che ravana. E poi si sente questo rumore di cranio scavato che mi ha dato un fastidio pazzesco. E lì ho detto, cazzo, cioè, basta, figli, basta. Cioè, mi ha proprio disturbato tantissimo. Perché il mio cervello ha messo insieme la cosa, no? Tu mi hai dato gli input e io mi sono autosuggestionato poi. Cioè, mi Sì, sono fatto coinvolgere dalla quella cosa e scena. l'ho resa credibile nel mio cervello. Ma io avrei potuto tranquillamente dire. Non gli sta ficcando niente nel naso ed è tutto finto. E quello sono scaricato da un database. Quindi è particolare come cosa. Cioè, è vero che No, tra non. l'altro quella scena ha proprio un utilizzo del sonoro, per esempio, Bellissimo. ispirato all'utilizzo del sonoro, per esempio, espressionista di Fritz Lang. Il mostro di Düsseldorf, per esempio, ci sono, anche se tu non ci fai, magari se non ci hai fatto caso, se te lo rivedi adesso ci farai caso, ci sono moltissime scene narrate, con le azioni narrate attraverso il sonoro e non attraverso solo le immagini.
E in quella scena lì in particolare, per esempio, ho adottato questo tipo di tecnica dove raccontare la scena era in realtà il Sì, co sonoro, perché come se quel suono effettivamente parlasse, no? Che come se ti dicesse. in realtà quella scena ti racconta, come dici tu, quello che sta accadendo, cioè questo gancio sta graffiando l'interno del cranio, roba che tu comunque anche in immagini non puoi far vedere, perché io posso far vedere l'esterno, Un ma non americano avrebbe posso. fatto una ricostruzione 3D da dentro, Sì. col cervello che si muove tutto, queste cose qua. Sì, Tipo, fatto. come si chiama? Snyder. Snyder avrebbe fatto così. Ma forse no, perché non ti avrebbe fatto vedere una cosa così cruenta, però magari, sai, molti si sarebbero concentrati nel vedere il gancio nel naso, per esempio, o Fa comunque la far scena uscire da un po' di fuori. sangue di cervello. Sì, magari pochi avrebbero puntato sull'idea, perché Di usare il effettivamente, suono. diciamo, da fuori tu anche questo suono magari non lo sentiresti nella realtà, no? Quindi magari. Però questa idea Ma invece di il concentrare. cinema è una finzione, come è un'astrazione, Sì. quindi ci Esatto, sta. no, no, a me l'idea, infatti, se tu vedi in quella scena c'è una lenta zoomata verso la testa da dietro, dove tu appunto non vedi nemmeno l'azione, però senti sempre di più il volume di questo gancio che graffia dentro No, ma e ti infatti, guarda, non ricostruisci tu mi la ricordo scena. se nella mia recensione l'avevo scritto, però mi aveva proprio colpito l'intelligenza con cui avevi proprio impostato tutta quella parte lì. È veramente fatta molto bene. C'era una domanda. Allora, volevo rispondere un attimo a Andrina, perché lei diceva secondo voi davvero i doppiatori italiani sono i migliori, domanda, non è. Io penso di no, però è molto più giusta secondo me la risposta di Vittorio, che dice: ma come lo stabilisci? Dovresti aver sentito tutti i doppiatori del mondo e conoscere tutte le lingue del mondo per fare un paragone sensato. Detto ciò, secondo me si può dire che una volta erano più, cioè, parlando dei vecchi doppiatori, avevano più tempo, erano più preparati, non lo so, però ci sono dei doppiaggi belli nell'epoca. Proprio che senti che sono fatti bene. Oggi però c'è veramente, è sotto gli occhi di tutti la bassa qualità dei doppiaggi, no? Sì, prima c'erano dei doppiatori veramente anche bravi, ma erano attori principalmente, cioè venivano presi degli attori a doppiare altri attori, cioè non era proprio che, sai, prendiamo Tizio a doppiare Caio, perché il discorso, sai, dico io, se questi attori del doppiaggio sono veramente così fantastici, come mai però non li chiama mai nessuno a fare anche dei film da attori? Cioè, nel senso, secondo me, un attore completo ci mette anche la faccia, capito? Cioè, perché, non so se mi spiego. Sì. Cioè, se sei così bravo solo con la parola, che ne so, per fare i programmi radio, però, cioè, nel senso, attore di che? Cioè, doppiando, scimmiottando le recitazioni degli altri, perché è questo che tu devi fare, cioè devi ricreare in quel breve tempo quel mood che già ha dato l'altro, che però non sarà mai così, perché anche l'attore stesso, quando doppia se stesso, perde molto della sua recitazione, cioè c'è una grandissima Sì. perdita. Quindi io ti posso dire che a volte a me è capitato che, per esempio, c'è la versione tedesca di House of Flashmannigans, che è stata doppiata in tedesco, dove alcuni attori sono più bravi degli attori che avevo io nel film, cioè sentendoli parlare in Non tedesco, io non diciamo capisco. quali, per evitare. No, non capisco una mazza perché il tedesco non lo parlo, però dicevo wow, cioè l'intenzione è proprio giusta adesso rispetto a quelli Certo. che erano gli attori nativi. Quindi a volte può essere che un attore del doppiaggio è più bravo di quello che c'è sullo schermo, questo sicuramente, ma questo accadeva molto anche nei film del passato, molti film anni 80, anche horror. Si prendevano attori alla cazzo di cane perché poi tanto venivano doppiati e quindi, cioè, tu Certo. li vedevi recitare senza doppiaggio e dicevi veramente stile Boris, e poi doppiati erano favolosi, quindi funzionavano tantissimo. Terence Però Hill non era uno di ecco, quelli famosi per. io non lo so se com'era Ma poi ha uno strano lui. accento. Cos'è torinese lui? No, comunque. Lui veniva. È sempre stato doppiato Terence Hill. Sempre. Questo non lo so, non sono stato mai in Poi grado di dopo ha farlo. Poi so. iniziato a recitare lui facendo Don Matteo, quelle Don serie Matteo, TV. che non ne ho viste nemmeno una, quindi Ma non allora non sai posso. un cazzo di cinema, scusa No, Domiziano. infatti, Senti, c'è una infatti non ne domanda di posso Oblo, te la parlare. lascio a te, dai, così entri un po' anche nella No, c'è gestione anche della Andrea che live. dice dove si possono trovare i film di Domiziano.
veneziano, li puoi trovare su www.goredrom.com, che è uno store europeo che ha film di tutti i tipi, di tutti i registi, ma presenta quasi tutto anche mio. Goredrome.com. Adesso lo metto in chat il link. E che dicevi? La domanda qual è che non la vedo più? Oblomovo, oblomovo, una No, delle. dimmela tu. No, Calà, devo fare il balletto. non so dove Secondo stava. voi il pubblico italiano è il pubblico italiano ad essere livellato così verso il basso, oppure sono i produttori e finanziatori del cinema italiano che lo ritengono tale e non osano un'opera e un pizzico più elevate? Parlo di mainstream, ovviamente. Questa l'avevamo parlato già qualche Sì, puntata fa. ci sta che ogni tanto qualche tema E ritorna. la ripetiamo. Io personalmente credo, poi per quello che è la mia esperienza, quello che ho visto io, è che il pubblico c'è, chiaramente, il pubblico è molto vasto e raccoglie varie cose. Purtroppo sono i produttori che non sono abbastanza preparati e quindi pensano che la gente sia al loro livello culturale. E quindi vanno a investire su quello che è facile. Bisogna tenere presente che una volta c'erano dei produttori, Carlo Conti, De Laurentiis, che investivano i loro soldi con il desiderio di fare delle opere. Mentre invece oggi molte delle industrie del cinema sono state ereditate dai figli, da delle banche, e quindi è tutta un'operazione veramente commerciale. Si produce quello che sulla carta ha un piano di ritorno appetibile. Quindi, sai, è più difficile produrre un film di Odorostio o di Fellini, è più facile produrre una commedia di Zalone o di De Sica Junior o di Neri Parenti. Quindi, sulla carta, poi che magari siano flop anche quelli, non ci sia, insomma, non c'è dubbio, però purtroppo funziona così. Diciamo che i grandi artisti hanno smesso di lavorare perché non c'è molta comprensione del prodotto. A me, per esempio, è capitato spesso che mi chiedevano questo business plan di rientro quando si parlava di produzioni. Io vedo molti dei miei colleghi che hanno fatto dei film con dei budget molto più grandi perché hanno accettato di partecipare a riunioni, incontri, meeting e soprattutto presentare questi piani di rientro dove, che sono principalmente delle bufale, cioè tu devi fare dei piani dove dici il mio film è rivolto a un pubblico giovane che riempirà le sale, io sono sicuro che questo film potrà guadagnare 2 milioni di euro nella prima settimana, che lo proietteranno poi anche in America, ci vinceremo l'Oscar, e con queste bufale è capace che tu prendi anche dei finanziamenti. Io però non mi sono mai sentito di poter fare una roba del genere. Quando mi dicono ma ce l'hai il piano di rientro? Ma il piano di rientro, ragazzi, sono cazzate, sono mie previsioni, sono mie, anzi neanche previsioni, sono aspettative. È come Come business faccio? plan gonfiato, diciamo, un Sì, business ma io plan. come faccio se non ho nemmeno il film in mano, finito, guardandolo a dire che cazzo ci posso fare con questo prodotto? Io una volta che ho il film in mano che dico ok, questo lo posso mandare a questo festival, questo lo posso mandare a questa label, questo lo vediamo io e mia madre, no, forse questo lo vediamo io e qualche altro Io e manco circondario. mia madre. Capito? Esatto, cioè tu vuoi che prima ancora di girare il film io ti dico come sarà, e molti evidentemente ci mettono la faccia e decidono di farlo, poi Ciao fanno Barzo. il loro flop e sai, dicono, questa volta è andata male, è andata così, ma sai, tu lo sai già in partenza che il film non avrà quel rientro che tu presenti nel piano. Io non mi va di metterci la faccia su queste cose. Cioè, non, però così funziona. Sono operazioni commerciali di business dove tu devi. Ci sono già in Bloody Scene, per dirti, a me avevano affidato una promoter terrificante che poi riuscì a mandare via, che era quella che si doveva occupare, all'epoca, parliamo del 2010, era quella che si chiamavano influencer, no? Che ancora non esistevano forse nel 2010, o erano una delle prime. Questa aveva il compito a livello di social media, eccetera, Di far eccetera. esplodere il progetto, diciamo, Sì, farlo che andare. io, allora io arrivai al punto di dire o lo firmo io questo film e lei non c'è, o c'è lei e io me ne vado. Perché eravamo arrivati al punto che la sua frase di lancio per il film Bloody Scene era Viene già da aspetta, ridere.
Sì, era Chic and Shock. Chic and Shock. Oddio. Perché il film è shock, Ma però che è chic. Ma sì, chic. no, beh, complimenti. Ma quindi era anche un abile copywriter. Sì, e la frase di lancio, secondo lei, che su cui si doveva basare tutta la campagna stampa era chic and shock, e che quando l'ha detta, che io all'inizio ridevo e dicevo, vabbè, non può essere seria, stai scherzando, e quando invece poi ho capito che era serio, ho detto, no, vabbè, ragazzi, ma stiamo, cioè, ma che non si può, non si può, non si può, alla fine la poverina si è messa a piangere, pure le sue lacrime non hanno avuto effetto, e Sei un so che villain, tu aveva fatto. sei un villain alla fine. No, Fai però ti posso dire piangere una le cosa. povere Ti posso ragazze. dire una cosa. Chic and Shock era molto bella, molto 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 bella. Quindi immagino perché la produzione ci teneva tanto ad averla La so. on board. Era veramente bellissima. Il fendente Questo. finale, eccolo qua. No, questo è Succede, succede. innegabile. Anch'io, Era grazie alla mia veramente. bellezza, ho fatto tante cose. No, ma sai, non dico questo, non dico che lei puntava su quello perché non era forse neanche molto consapevole della sua bellezza, perché se no non te ne uscivi con Chic e Shock. Diciamo che era stata sicuramente molto bramata dalla produzione per queste sue doti esteriori, sicuramente. Quindi coinvolgiamola a tutti i Succede, costi. succede, non bisogna Sì, scandalizzare. Anche se di certo. questi tempi ci si scandalizza di tutto, Però sai, io non bisogna preferisco scandalizzare. una persona brutta che mi tira fuori una frase di lancio come poi fu invece they don't bleed, they sparkle, loro non sanguinano, scintillano perché il sangue era fatto di Bello, sì. glitter. Allora siamo a altri livelli di promozione, no? Però chic and shock su certi gruppi Facebook, secondo me. Ne starebbero, sicuramente ne starebbero parlando ancora, ma per prendermi per il culo, capito? Perché poi, tra l'altro, Chic e Shock, di chi è la colpa è sempre tua, perché tu come regista, cioè non è che ti inviti a fare il film, automaticamente per la gente diventi colpevole del poster, del titolo, Sì. del trailer. La gente non si rende conto che sul trailer, sul poster, sul titolo, spesso e volentieri, sulla campagna di promozione, noi non abbiamo nessun potere decisionale. Quindi tutto quello che poi esce fuori del film. Secondo te ha più potere, cioè, più potere uno che magari lavora nell'indipendente, così, o uno, cioè io penso a Martin Scorsese, secondo te lui che tipo di rapporto ha col trailer che va, col doppiaggi, con No, i beh, questi, beh, poster? tu, no, beh, lì penso che a questi livelli Scorsese segue tutto, compreso magari il doppiaggio estero, Kubrick lo faceva, per Cioè esempio, gli mandano Kubrick. tutte le mail con i poster, tutte le mail con tutte le So cose. che Kubrick andava a controllare le proiezioni, per esempio, di Arancia Meccanica e seguiva il doppiaggio nei vari paesi per assicurarsi che il linguaggio Vabbè, però lui tradotto. era famoso per Sì. essere un po' così No, per questo dico psicopatico. Scorsese, penso Scorsese, Lynch, Tarantino, tutti questi hanno abbastanza potere nelle loro mani, credo. Cioè, io, per esempio, ho impiegato 5 anni prima Quindi di anche più poter. responsabilità, cioè se non funziona un poster, gli si può anche attribuire un po' più di responsabilità. Sì, io per dirti ho dovuto aspettare 5 anni prima di poter prendere potere contrattuale, di poter dire no, aspetta, nel contratto metti questa clausola che mi permette di approvare l'artwork, che mi permette di approvare il cambio di titolo, ma questo è successo dopo 5 anni perché, meno male, di film ne avevo fatti, qualcosa l'avevo venduta, quindi potevo permettermi di dire, perché se no giustamente ti dicono tu chi cazzo sei per permetterti di dover approvare il titolo, no? Accadeva pure questo. Adesso, diciamo, quando si firma con la distribuzione, io chiedo di poter approvare il cambio di titolo e normalmente non rompo molto le scatole, cioè nel senso magari non mi piace, però capisco. Per esempio, Blue Sunset è diventato con la distribuzione americana Cyberpunks. Non è che mi fa impazzire, però ci sta, insomma, cioè lo capisco, non è che Punks con la X, quindi. sì, perché se no Cyberpunk, cioè il videogioco, quando tu cerchi Cyberpunk ti esce il videogioco, quindi hanno aggiunto questa S al plurale per sperare che che nelle ricerche esca il film e non il videogioco, ma esce comunque il videogioco. Quindi
Quindi si sono Certo. dati comunque una zappata sui piedi da soli, perché ecco, anche questa è una cosa, cioè se tu per esempio Ma c'è dai... anche, ma ci sono tanti altri prodotti che si chiamano cyberpunk, quindi Esatto. Beh, non diciamo che già il cyberpunk è una parola molto è un usata, perché genere io... praticamente, un genere letterario, Esatto. cinematografico. Esatto, io per esempio quando do un titolo a un film cerco sempre di utilizzare parole o combinazioni di parole che siano abbastanza inedite. Perché? Perché così quando tu cerchi quel Certo. titolo ti esce fuori quasi subito, capito? Questo anche Mentre a prescindere invece... dal web, no? Se pensi che il mondo del cinema è già pieno di tanti titoli, devi fare attenzione che il tuo titolo si distingua un pochino, Sì, ma sai, questo vale anche per tanta gente, che io ho la fortuna di chiamarmi così, quindi, e dico che è una fortuna, però c'è gente che non si mette un nome d'arte, ad esempio, e si chiama, e c'ha un nome magari totalmente anonimo, no? Perché mi sono usciti, per esempio, altri registi che tu magari andavi a cercare e ti usciva fuori un corridore, un tennista, uno scienziato, cioè se dovresti essere tu il primo a fare un po' di marketing di te stesso, cioè se io col mio nome avessi avuto un competitor, avrei probabilmente cambiato nome. Perché? Perché sai, se tu Certo. metti Domiziano Cristoforo esisto solo io, e al massimo ti può uscire ricerche correlate Domiziano Giordano, però, o Domiziano Arcangeli con il quale io comunque ho lavorato. Però ecco, non c'è altro. Se Certo, invece ecco, ti certo. chiami Mario Rossi e te ne escono 200.000, vai contro te stesso praticamente. Uguale film, se tu fai un film e lo chiami La casa numero 7, sei un Ma coglione. il tuo nome d'arte comunque sicuramente colpisce. Io me lo ricordo quando l'ho letto, ho detto che strano nome. Ma Ma non è un così. nome Ah, d'arte, è un nome mio. il nome tuo? Sì, io mi chiamo così. Ah, ok. No, Se no perché l'avresti dai, vabbè. cambiato, quindi questo è il senso. Sì, è questo, Ti sì, mi saresti chiamato Joe chiamavo... Godoy, tipo. Esattamente, esatto. Speedy Gonzales. Esatto, questo me la dicevano alle elementari, però. Vabbè, sì. Comunque, no. Ma perché Gonzales tu ti chiamavi già alle elementari? Sì, non l'ho preso da mio marito. Ah no? Ah No, io ho do doppio cognome sudamericano, cioè. Doppio beh. Ah, cognome, che sì. bello. Sì, Quindi non è parli anche un... spagnolo? No, cileno. Ah, Doppio... e vabbè, cileno che parlano spagnolo, no? Che quella è la Castigliano, lingua cilena. che Ah, è una... beh. spagnolo, una Ah, variante il dello spagnolo. castigliano è perfetto, sì. Però io non lo so, giusto per rispondere a chi ogni tanto mi dice: ma non sei mezzo spagnolo? Sì, però non ho mai amato parlare con mia madre quella lingua, quindi giusto capisco un pochino, ma come capirebbe qualsiasi italiano lo spagnolo? E, va bene, siamo quasi in chiusura. Se c'è qualcos'altro che vuoi dirmi su Six Songs, che è il tuo nuovo No, film con... ti dico che magari appena cominciamo ad avere qualche foto da poter Ma anche un presentare, video magari backstage, un senza... piccolo, ma non video, qualche clippettina backstage da portare qua in live, così era... Sì, si può fare. insomma, visto che sei sempre qua, almeno approfittiamo per portare qualche chicchetta, no? Qualche Sì, chicca. magari allora guarda il periodo in cui girerò, perché io il mio episodio adesso sta in preparazione. Io giro a fine Ecco, gennaio. il ritardatario alla fine è lui. No, pensa che tra l'altro questo segmento, il mio segmento, lo scrisse una psicologa con la quale ho collaborato per vari film, mi ha aiutato sempre a definire un po' in maniera più credibile i vari personaggi disturbati. Scrisse poi una serie di racconti ispirati a dei suoi incubi, quindi gli incubi di una psicologa, pensa. E mi ero ripromesso di farci un film su queste cose. Poi, vabbè, sono passati gli anni, non l'ho mai fatto, e con l'idea di Six Song, visto che questo incubo è legato alla musica, ho detto finalmente è arrivato il momento per Quindi utilizzare lei avrà il questo piacere di vedere e ascoltare sulla scena questi suoi incubi. E quindi insomma è una cosa parcheggiata da molti anni. Sto in fase di preparazione perché io prima di girare preparo sempre molti mesi prima il tutto. Sto facendo per esempio adesso le maschere, ti do, guarda, ma dai, dammi qualche ti do chicca.
Ti do un'anteprima, guarda che meraviglia. Sto facendo le maschere che saranno utilizzate in una scena a teatro, quindi sono maschere chiaramente palesate per essere maschere teatrali, chiaramente, non sono ancora dipinte. E Bene, bene. quindi i manichini che vedremo quindi nella mia scena a teatro in realtà sono persone, non sono manichini. Pensate, i potenti mezzi Esatto. della produzione, perché costano meno le persone che i manichini, Bene, in realtà. bene. C'è qualche uscita Tetro Video che vogliamo pubblicare? Tu dovresti portartele però qua in live, così le facciamo vedere. Io le uscite Tetro Video purtroppo le posso presentare quelle vecchie, perché quelle Arrivano nuove dopo, ti arrivano dopo, arrivano molto perché dopo, ho visto però. questo film che si chiama, come si chiama? Quel fan footage, vero fan footage, Ah, Opera Opera Mortem. Mortem. Io però ti Oggi e posso. domani sono gli ultimi giorni per acquistare la super edizione Molto limited di bella, ma Opera ho visto che Mortem. ci sono gli occhialini 3D. Sì, perché c'è il regista aveva preventivato anche una versione 3D anaglifica e è stata realizzata. Quindi, oltre che essere stata restaurata, questa opera è Molto stata figo. anche. Diciamo, si sono seguiti gli appunti È un po' di una. video, un po' video arte sperimentale, qualcosa del genere. O ha una Sì, trama c'è più. una trama, però diciamo si affida molto al sentimento visuale in maniera un po'. C'è un fluire un po' surrealista, dadaista nella narrazione. La trama era scritta nei suoi appunti, perché questi filmati, questi video sono stati ritrovati da un collezionista italiano che ha ritrovato anche questo diario insieme a questa cassa che è stata venduta praticamente con tutto questo materiale video. E negli appunti era spiegata E appunto un c'è una po' chi era. maledizione dietro. Ah, c'è una C'è una maledizione dietro a questo. maledizione. Ci sono delle storie che si raccontano, ci sono delle interviste fatte a chi conosceva il pittore, ci sono delle leggende metropolitane. Io ti posso dire però che una di queste maledizioni l'ho quasi vissuta di persona, perché eravamo a Parigi qualche anno fa, si presentava House of Flash Mannequins per il 10º anniversario al Festival Sadic Master a Parigi. E prima del mio film si presentò un estratto di Opera Mortem, quindi il film maledetto. Si è presentato questo estratto, è andato tutto bene, dopodiché doveva partire il mio film e Prese praticamente fuoco il cinema, sai come ne è. ha preso fuoco il proiettore. Sì, non è abbiamo dovuto cambiare cinema, cioè praticamente siamo rimasti 40 minuti in attesa in sala, non si capiva che succedeva, alla fine ci hanno spostato in un'altra sala perché ci hanno detto che aveva preso fuoco il proiettore, quindi Peccato non il cinema, se no oggi sai quante copie venderesti di Opera Morte, raccontando esatto, questa però storia. ti posso dire che io personalmente ho visto che si parla che prese fuoco il cinema nella prima proiezione del film, ha preso comunque fuoco il proiettore nella seconda. E non ha avuto il tempo, forse grazie ai moderni sistemi di antincendio, di prendere fuoco tutto il cinema, però Vabbè, coincidenza con dopo ci coincidenza. mettiamo d'accordo per la prossima, ci penso io. Esatto, però ecco, coincidenza con coincidenza, ti posso dire che effettivamente questa cosa è successa, insomma, quindi chissà. Sì, no, comunque ho visto che l'edizione è molto bella, quindi andate a cercarla, escono sempre cose molto interessanti. Io ho una domanda, poi chiudiamo. Visto che abbiamo Chris Cronenberg, dice, visto che abbiamo chiuso l'anno da poco, quali sono i film che hai più apprezzato? Non per forza 2023, magari anche poco noti, gracias, che penso Guarda, sia ne una dico parola spagnola. due, sì, ne dico. Detto da Gonzalez non si può sentire, comunque andiamo avanti. Ne dico due così, proprio di impatto. Lighthouse, che penso che si chiama così anche in italiano. Robert Sì, Eggers, sì. mi è molto 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 piaciuto. E soprattutto, credo che in Italia è Storia di un fantasma, Ghost Story, Ah, quello bello, con quello del lenzuolo, molto sì, che cupo. credo per me sia uno dei film più belli
negli ultimi 15 anni proprio, quindi per chi non l'ha visto consiglio entrambi. È un film che io vedo a ripetizione in realtà, e per esempio parlando di musica c'è quella scena finale quando si va nel futuro con quella canzone pazzesca, anche Ghost Story in qualche modo è legato comunque al tema della canzone ricorrente, no? Passato, presente e futuro, c'è questa melodia che ritorna che è molto centrale nel destino del personaggio, quindi in qualche modo sì, Sì, c'è è un un bel film, me lo collegamento. ricordo, l'ho visto un po' di anni fa, è molto bello. Sì, io sono quei film, sai, sia questo che Storia di un fantasma, per esempio, che mi dà voglia veramente di stringere la mano al produttore, perché produrre e mandare in sala dei film così atipici, coraggiosi, diversi, con dei ritmi soprattutto che non sono quelli che accondiscendono i gusti del grande pubblico, ecco, significa Sì, veramente credere in un progetto, metterci proprio l'amore, l'anima, quindi E insomma. comunque sai che stai andando incontro non a un successo esagerato, ma a un qualcosa di molto lento, molto che si costruisce E però per assurdo grazie vedi film Uwe Boll. che sono totalmente fuori da quello che un produttore medio direbbe commerciale, sono stati anche dei grandissimi successi Alcuni, adesso io non commerciali. so se lo apprezzi tu, però c'è un film che si chiama One Cut of the Dead giapponese, Zombie contro Zombie. Che è un film indipendente che è arrivato poi dopo tanto tempo, dopo tanti fest, è arrivato con CG direttamente in un video. Però so che nell'arco di alcuni anni ha guadagnato diversi milioni di dollari. Cioè è partito proprio come cosa così e si è fatto conoscere. Quindi è un modo per avere successo nel cinema diverso rispetto. Cioè, è un po' come il tuo primo film alla fine, no? Che continua comunque ad avere. Certo, magari uno dice preferirei che si parlasse anche di quell'altro. Però il tuo primo film, House of Fresh Mannequin, è un film che continua ad avere una piccola scalata, no? Cioè, Sì, 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 sì. dopo un inizio portentoso, poi chiaramente scende, però poi continua come i vecchi film che oggi vengono rivalutati, no? Che riacquisiscono. Sì, devo dire che È una sono storie di Retrobrus, successo anche queste, no? Retrobrus, Cioè, alla fine, un sì, successo diverso. nel loro piccolo sono diventati film che, per esempio, sai, a me ogni tanto scrive anche gente che ha fatto tesi di laurea, sia in Italia che, per esempio, all'estero. Parlando anche di questi film, mi inviano la tesi, che è una cosa molto molto bella perché ogni Bisogna anche tanto rivedere il scrivo. concetto di successo, no? Perché secondo me anche questo è successo. Cioè, Sì, sai, arrivare alle cioè. persone a livello intellettuale e addirittura queste de ti dedicano tantissimi mesi o comunque giorni per fare la loro tesi laurea. Per me anche questo è successo, secondo me. Sì, perché significa che quel film va oltre chiaramente la cassetta, la distribuzione, no? Il fatto che per dirti certi film hanno avuto di altri colleghi, per dirti hanno avuto molto successo, no? Magari a livello distributivo, poi sono spariti dai radar, mentre magari a me hanno chiamato delle università per fare delle partecipazioni, o adesso per esempio io Certo. tra l'altro il 14, no, il 16. No, 14, perdone, 14 marzo, se non ricordo male, sarò in Italia, a Urbino, per fare una proiezione dedicata principalmente agli studenti dell'Accademia di Belle Arti e dell'Università di Urbino, di El Dorado, che è il mio road movie, perché uno dei docenti ha ritenuto che sia, insomma, meritevole di essere oggetto di discussione con gli studenti sia delle Belle Arti che dell'Università. Quindi verrò in Italia per questo evento a marzo, farà pure freddo probabilmente, Per te sì che non finirò sei per più scrivere, abituato. sì. Però ti dico, è una cosa molto bella perché ecco, vedo che per esempio questa cosa dell'università, dei libri, eccetera, non capita a tanti altri, anche più blasonati. Quindi sai, a me l'idea di rimanere a livello di memoria culturale con quello che ho fatto piace molto di più che rimanere a livello magari di box office o cassetta. Cioè, se fra 20 anni i miei film saranno raccontati su dei libri, avranno raggiunto una immortalità molto più Certo. interessante che
Ma poi che gli ha io penso dato. che la tua storia, come poi la storia di chiunque si vai a guardare cosa fa, dice che tu non hai perseguito il denaro, ma hai perseguito altro. Perché se no eri capace e sei intelligentissimo già da solo per capire cosa avresti dovuto fare per fare una roba che faceva soldi, no? Cioè lo potevi Ballerine di fare lap benissimo, dance, eh? ballerine di lap dance seguite da uno stalker serial killer con il rasoio. Con una storia del genere io sicuramente trovo produzione anche domani, distribuzione a livello proprio di larga scala. Lo so perché mi è stato proposto varie volte e sebbene cambiava di qualche Però sfumatura, io mi diciamo riferivo che anche all'inizio, no? Quando magari il tuo nome non era ancora conosciuto e quindi tu dici umilmente faccio la gavetta, faccio quello che devo fare, però hai sempre fatto delle scelte che non sono quelle, faccio quello perché quello mi fa fare un sacco di soldi, perché sennò secondo me li avresti anche fatti quei soldi, no? Cioè quelli del grandissimo Ma guarda, cinema. io ho avuto la fortuna di conoscere un produttore come Domiziano Arcangeli, che è quindi omonimo, che stava a Los Angeles, che voleva investire in progetti, che era un attore di serie, se vogliamo, B, poco conosciuto, ma che in realtà ha collaborato con tanta gente importante, dalla Cavani a Zalman King a Tinto Brass. Quindi lui aveva la passione del cinema come forma d'arte. Non ha avuto la fortuna di recitare in progetti magari più grandi. E quando io gli ho proposto questi script, che erano abbastanza particolari, lui li ha voluti produrre subito. E io ho avuto, insomma, diciamo, la fortuna di incontrare un produttore abbastanza sognatore e pazzo, come ero abbastanza sognatore e pazzo io, di fare queste cose. Sì. Quindi non fondamentalmente con il box office come primo obiettivo, No, ecco. le proposte poi sono arrivate successivamente, quindi sai, perché non fai questo, perché non facciamo un film su... E bene o male, diciamo che il tema centrale era sempre bella ragazza, belle ragazze, ballerina, modelle, eccetera, Da eccetera, ammazzare. da ammazzare. E cosa che poi è stata parodiata in Bloody Sin, cioè la mia terza produzione ufficiale, importante, non mia, cioè esteriore, è una parodia proprio di questo genere. Quindi gruppo di fotomodelle con tanto di pornostar che vanno a fare servizio fotografico in un castello e vengono eliminate. Però poi ci ho messo il mio tocco, per cui diciamo il film in qualche modo non ha avuto pure lì il successo che doveva avere, perché era ritenuto troppo strano, troppo weird, perché poi troppo nudo. Allora fai il film senza nudo e non gli sta bene, ma non troppo poco nudo. Quindi Museum of Wonders, per esempio, è stato penalizzato dal fatto di non avere quasi sangue nel nudo, cosa che mi hanno criticato del primo film. Quindi il secondo l'ho fatto senza sangue, senza nudità, ed è stato motivo di Come critica. ti sei Quindi qua... permesso? Sì, tra l'altro, per esempio, mi hanno detto c'erano troppi uomini nudi nei film. Allora io feci Transparent Woman, dove c'è Roberta Gemma che omaggia Edwige Fenech, e si apre con 5 minuti di doccia di Roberta Gemma, addirittura 5 minuti e anche lì hanno criticato troppo, cioè, regà, non vi sta bene un Vabbè, ma non gli cazzo, sta però. mai bene niente. Ascolta, io Cioè. devo chiudere la live. Qua con te si aprono sempre 3.000 cose. Teniamoci un po' di cose anche per giovedì prossimo. Sì, allora io a fine mese non ci sarò perché sono impegnato con le riprese, però in mia assenza, quando non ci sarò, ti invierò delle clip esclusive di backstage che tu potrai Va bene, passare. o magari anche un collegamento mentre sei in pausa, no? Sì, Se sei libero, decidi vediamo tu. l'orario. No, l'orario è sempre questo il mio. Se tu in quel Sì, no, momento nel dici, senso, non so che starò a fare in in quel quell'orario lì, momento, però. se c'hai un panino in bocca e dici, guarda, nella No, pausa. perché allora ti dico già che il giovedì di quel giovedì lì abbiamo la scena del teatro, però iniziamo le riprese alle 4, quindi diciamo Dai, comunque. sarebbe troppo tardi per Vediamo, mostrare qualcosa di tanto figo. io e te ci siamo già tarati, siamo molto smart, quindi non abbiamo troppi problemi, se si può si fa, se no non si fa. E quindi io sono qua, Però però io le clipine te le faccio a prescindere. giovedì prossimo ci sei però. Sì.
Ok, quindi giovedì prossimo c'è, 12:30 con Domiziano Cristoforo, seguitelo su Instagram. Però vogliamo più domande. No, ma dai, Domande ma... le fanno dopo le domande e noi le leggiamo. Facciamo tipo la posta No, più, no, se ci di fossero più Instagram. domande sarebbe bello perché comunque è bello anche che arrivino degli input esterni, ma anche per soddisfare la Ah, bello, curiosità. giovedì prossimo è 11 gennaio. Io il 12 ho il Festival Horror Island a Tenerife, quindi possiamo Parlare di parlare quello, parliamo di quello, dai. sia di quanti si incazzeranno che non è stato selezionato in corso, per Anche, esempio, sì. delle email di insulti che riceverò. E magari se c'è qualcosa di bello che ho visto in anteprima Certo. ne possiamo parlare. Va bene, allora io faccio partire il raid, ti ringrazio Dom per essere stato qua con me, ringrazio tutti quelli che sono stati qua, andiamo dalla veranda e niente, basta, ci vediamo stasera alle 18 per la seconda live della giornata. Grazie Dom, alla prossima. Un bacio, Ciao, ciao! ciao, ciao.